Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di micromobilità elettrica, monopattini elettrici. Nello specifico abbiamo lui, te lo mostro, eccolo qui, è OnKick, è un monopattino elettrico da 350 watt come dati di targa, motore elettrico implementato nella ruota anteriore, freni a disco nella parte posteriore, freno meccanico, sono 1, 2, 3, 4 LED di potenza, display a LED blu dove ci segnala 1, 2, 3, 4, 5 livelli di batteria, più chilometri orari, più modalità, diciamo potenza del motore, c'è modalità 1, 2 e 3. In base alla modalità scegli la potenza effettiva del motore. Via delle luci, acceso, spente, freno, il portaborse, il gancetto portaborse comodissimo. Abbiamo il campanello che è qui e poi abbiamo l'acceleratore. Da dato di targa monta una batteria da 270 wattora. La batteria è nella parte sotto del monopattino. Non è come ad altri modelli che hanno la batteria nella canna dello sterzo, acquistato al centro commerciale, non è stato ritirato da internet. Prezzo 450 euro, però ragazzi parliamo di 350 watt massimi, ovviamente non sono 350 watt sempre. Vuol dire che il motore può dare una potenza di 350 watt quando necessario, per esempio nelle salite non ha sempre 350 watt. E proviamo a fare un giro, vediamo come va. Abbiamo anche il cavalletto, che è questo qui, il cavalletto laterale, illuminazione a LED, dietro, laterale rosso, frontale bianco, richiudibile come vedi, eccolo qui. Devi ricaricarlo con un caricabatterie da 42 volt, 36 volt è la batteria interna, 36, 7.5 ampere ora, 25 km orari, velocità massima. Massimo 100 kg, come tutti ovviamente, e ha anche un'applicazione dedicata per Android, iOS, LED nella parte sotto, sia a destra che a sinistra, questa è la parte di ricarica, eccolo qui, sotto questo tappino c'è il connettore per caricabatterie. Ragazzi, il motore come vedi è circa 16 centimetri come diametro, la ruota è una bella ruota, un bel disegno anche come battistrada. Questa bisogna fare la registrazione, puoi accedere con indirizzo email, con password o eventualmente login Facebook o Instagram. Ti dà tutte le informazioni del monopattino, quanti chilometri hai percorso, puoi entrare anche nel sistema operativo del monopattino stesso, regolarne la potenza eccetera eccetera. Come si presenta? Comunicazione tramite Bluetooth, chilometri orari, trip, accensione e spegnimento anche delle luci, puoi mettere anche il blocco eventualmente per non rubarlo, cioè lo fermi, clicchi serratura e il monopattino in teoria non dovrebbe più partire perché appunto è disabilitato, staccato da qui. Quando poi ti avvicini al monopattino, schiacci di nuovo serratura, il monopattino dovrebbe ripartire. Allora, i freni ragazzi sono molto pronti, frena molto bene. L'accelerazione non è immediata, cioè non ti dà la botta, è ottimo perché in un mezzo di questi un'accelerazione troppo forte ti può fare cadere.
ancora di più sul bagnato, come qui in questo caso c'è molto pietrisco, è una superficie diciamo non ben assestata. Si comporta bene, la velocità massima sono riuscito ad andare intorno ai 20 km/h. Proviamo una salita, anche qui non abbiamo una bella salita, perciò vediamo cosa riusciamo a fare. Facciamo la salita e poi andiamo avanti. Bene, e allora vi posso dire che sto girando con la modalità 2, media potenza. Andiamo a vedere al massimo, a 3, cosa succede. Se ci sono fossi, pietre, si sentono, perché ovviamente non ha un sistema così avanzato di sospensioni, anche se come vedi la parte dietro è molleggiante, perciò un qualcosa diciamo di sospensione sul retro ce l'ha, sull'avanti no. Comunque sia, per questo prezzo non puoi cercare chissà che cosa, va più che bene, si muove bene, puoi anche frenare da qui, non solo diciamo dalla levetta. Ragazzi, per quanto riguarda l'eventuale modifica di un monopattino, per esempio questo, molti mi chiedono come posso modificarlo. E allora, modificare in che senso? Innanzitutto si può modificare sia nella velocità, nella potenza e poi ovviamente nella capacità della batteria, perciò per fare più chilometri perfetto. La modifica che io vi posso consigliare è quella della sola batteria. Non andate a toccare motore, controller, centralina, perché diciamo sono mezzi studiati per andare a quella velocità e a quella potenza. Oltre che andando oltre i 25 km/h non sei più diciamo in norma per quanto riguarda il decreto, perché ovviamente come saprai il decreto italiano in questo momento, anche se in prova, che cosa ci dice? Ci dice che non devono andare oltre i 25 km/h, perciò se tu lo modifichi e vai a 50, a 45, oltre che essere pericolosissimo per un mezzo di questo, quelle velocità, l'unica modifica che io ti posso dire di fare, se vuoi fare, se hai la possibilità economica, è quello di cambiare pacco batterie o in alternativa aggiungere un nuovo pacco batterie, ma questo lo possiamo anche vedere in un prossimo video. Niente ragazzi, io con questo video ho finito, spero ti sia piaciuto, continua a seguirmi, un mi piace, un commento, iscriviti al canale e ciao e alla prossima.